Le vite esemplari degli adulti che hanno deciso di restare e lottare per la libertà sono state fortunatamente prese a modello da alcuni giovani virtuosi che hanno fatto della legalità il loro stile di vita. Un sud antico coltivato a grano, un sud antico coltivato a grano. A Polistena, Don Pino De Masi ha riunito un gruppo di ragazzi che sotto il nome di Percorsi di Legalità porta avanti iniziative di lotta culturale contro la mentalità mafiosa. Abbiamo iniziato a fare dei percorsi di formazione, cioè, da noi non è che si parla molto del fenomeno, quindi nemmeno noi siamo ben informati su quel che capita nel nostro territorio. Noi siamo alla fine ragazzi, come diciamo sempre, normalissimi, che abbiamo tutti gli altri problemi, che hanno tutti gli altri ragazzi, ogni tanto ci dimentichiamo anche noi del ruolo che siamo chiamati a svolgere. Il nostro sogno è quello di cercare di avvicinare più ragazzi possibili. Il palazzo in cui ha oggi sede il centro di aggregazione giovanile è un bene confiscato ai Versace, che fino agli anni 90 era una delle famiglie mafiose più potenti di Polistena. La confisca di questo bene inizia molti anni fa, è da 2 anni che è stata assegnata alla nostra parrocchia. Il 6 maggio del 2009 è stato inaugurato il centro di aggregazione giovanile. Proprio quel giorno è stata posta la targa che intitola la piazza a Giuseppe Valerioti, vittima di mafia. Il centro di aggregazione è entrato subito in attività con le prime iniziative rivolte alla comunità locale. Quest'anno è stato fatto il doposcuola proprio per ragazzi di questo quartiere, a testimonianza che questo non deve essere più conosciuto come Palazzo Versace, ma il nuovo centro di aggregazione della Marmotta. Samuele racconta che il quartiere dove è situato l'edificio è considerato zona rossa quanto a densità mafiosa. Questo spiegherebbe la poca partecipazione della popolazione locale alle attività del centro. Gli adulti c'è ancora molta diffidenza, non si ferma mai nessuno, è difficile. Tutti i bambini che si ritrovano per le strade a giocare si affacciano a guardarci e sono proprio loro che si fanno avanti ed entrano e chiedono cosa stiamo facendo. La porta rimaneva sempre aperta, a testimonianza del fatto che tutti sono diciamo invitati a far parte di questo progetto di rinascita. Le persone che passano di fuori, perché questa è una strada molto trafficata, vedono che in questo centro ci stanno persone. Il palazzo è nostro, è loro, è di tutti, per tutti. Per adesso l'attività che impegna maggiormente i ragazzi di Percorsi di Legalità è il sostegno della gestione dei campi di volontariato della cooperativa Valle del Marro, che per loro rappresenta l'esempio concreto di lotta alla mafia. Nonostante la diffidenza della popolazione locale, i ragazzi non smettono di progettare nuove iniziative. Il progetto della Web Radio è stata un'idea, tra virgolette, nostra di Percorsi di Legalità. Abbiamo ricevuto fondi e tutte l'attrezzatura necessaria per poter lavorare, soltanto che non c'era la struttura per poter montare tutto. Adesso stiamo aspettando che venga ristrutturato più il palazzo. L'idea iniziale di quella Web Radio era quella di una radio ispirata al radio Outfield qui in passato, una radio di denuncia, dove le persone che non si vogliono esporre con il proprio nome lo possono fare sotto il nome di Percorsi di Legalità. E poi sicuramente una nostra radio per pubblicare le nostre attività, i campi di libera, per fare rete con i volontari. No? Io spero che questo posto innanzitutto continui ad essere un punto di incontro dei ragazzi che non possono permettersi un professore a pagamento, quindi continui ad essere sede del doposcuola che già c'è, e spero che diventi anche un punto di incontro dei giovani, dove si può studiare, leggere, dove si può giocare. Soprattutto per i ragazzi di questo quartiere che non hanno dove andare, stanno sempre in strada. La strada è proprio il primo punto dove la mafia ti viene a raccattare, quindi togliere i ragazzi dalla strada. La presenza di questi ragazzi è un segnale importante, per noi anche molto, molto incoraggiante. Stanno facendo anche abbastanza per quella che è la loro l'età. È importante che noi li aiutiamo a muoversi sempre più da formiche laboriose. A Reggio Calabria ha sede Libera Reggio Lab, un'associazione nata di recente dalle radici del magazine online liberareggio.org. Il portale nasce dalla volontà di un gruppo di giovani reggini di promuovere la cultura e l'informazione sul territorio provinciale. Il loro impegno è stato premiato nell'ultima edizione di La città dei cittadini, che si è svolta a Casalecchio di Reno. La prima cosa che ci interessa è dare al giovane di proporsi attraverso questo portale.
perché i ragazzi che vogliono dare qualcosa di positivo possono darlo anche attraverso la scrittura. Ognuno con le proprie competenze cerca di dare un valore aggiunto a quello che è appunto Libera Legge, perché noi non siamo giornalisti, noi siamo dei cittadini che si impegnano perché vogliono che la propria terra veramente migliori da tanti punti di vista. Perché qui anche il servizio che state facendo voi, oppure che facciamo noi, non è visto come un surplus che di cui anche tutta quanta la comunità ne può trarre giovamento, viene visto come magari un gioco, ecco. Per il futuro stiamo cercando di organizzare sul posto qualcosa che possa aggregare tutte queste forze positive che gravitano attorno a Libera Legge. Il 10 settembre 2010, a Cinque Frondi, si è tenuto l'incontro Segni e Sogni di Legalità, organizzato dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale. In quell'occasione era presente anche Angela Corica, ex giornalista del quotidiano Calabria Ora. Era stata intervistata dalla Blogos Web Radio in occasione di Politicamente Scorretto, dopo aver subito un attentato mafioso per aver indagato su una presunta isola ecologica. A seguito di questa indagine vennero sparati 5 colpi di pistola alla sua auto. Ho ricevuto molta solidarietà, soprattutto dai politici, dalle associazioni, sì. Però, se devo essere sincera, dai cittadini no, anzi forse qualche critica. Perché la mentalità è quella del sud, tipica, neppure il mio sindaco all'epoca o chi era interessato alla questione ha fatto una sorta di riflessione per capire che c'erano delle colpe, allora non credo che sia così protetta. Se ci sono delle cose da dire, le dico allo stesso modo. Il 31 ottobre 2010 Angela si è dimessa da Calabria Ora, dopo il cambio nella direzione del giornale. Adesso spera di trovare uno spazio libero in cui scrivere per poter restare in Calabria. Se non dovesse riuscirci, sarebbe costretta anche lei ad andarsene. Alla fine dell'incontro, gli Ethno Sound hanno animato i presenti con il vivace ritmo della musica popolare calabrese. Il gruppo è nato da un progetto ideato da alcuni ragazzi del Servizio Civile di Cinque Frondi e unisce giovani e giovanissimi provenienti sia dal territorio locale che da paesi esteri. Abbiamo deciso di mettere in piedi un gruppo di musica popolare. Abbiamo iniziato così quasi per gioco, abbiamo fatto anche qualche esibizione in giro per la provincia di Reggio quest'estate. Quelle 2 ore, quelle 3 ore in cui suoniamo, puntiamo a far divertire le persone. Se può servire la musica come elemento di aggregazione, tanto di guadagnato, noi puntiamo su di questo. Un sud antico coltivato a grano, un sud antico. Madri i tuoi occhi sul senso delle cose, madri le mura di queste 4 case, che poi comunque qualcuno...